Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi video ricetta muffin agli amaretti. Allora, visto che sono in cucina già caldata perché oggi ho veramente preparato il mondo, ho già fatto il riso freddo per domani, le polpette per domani. Ho approfittato, ho acceso il forno e mentre accendevo il forno per le polpette ho pensato perché non fare anche il dolce, così ce lo troviamo poi domani per la giornata. Quindi adesso vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, lo farò con il bimbi, e anzi è una ricetta proprio del bimbi. Li ho già fatti una volta perché avevo degli amaretti in casa che avevamo comprato, ma così non riusciamo a mangiarli. Io ho detto perché sprecare questi amaretti. Allora, quel giorno lì avevo gli ingredienti in casa e ho preparato questi muffin che mi sono piaciuti tantissimo. Quindi oggi vado a replicare. Infatti stavo già iniziando, sinceramente. Infatti ho già messo gli amaretti. Io ho pensato, perché no, facciamoci un video. Allora, gli ingredienti sono, così almeno ce li abbiamo scritti, potete fare poi un fermo immagine. Eccoli qua. 75 g di amaretti, 100 g di burro morbido a pezzi, 120 g di farina, 100 g di zucchero, 2 uova, 10 g di cacao amaro in polvere, 100 g di latte e mezza bustina di lievito per dolci. Io, diciamo, questi ingredienti, a parte gli amaretti, ce li ho sempre in casa e niente, iniziamo la preparazione. Allora, quindi dobbiamo mettere i 75 g di amaretti dentro il nostro bimbi oppure semplicemente in un frullatore e per 5 secondi alla velocità 7 andiamo a frullare i nostri amaretti. Ecco qua, otterremo praticamente una polvere, per cui tranquillamente possiamo farlo con un frullatore. Adesso dobbiamo aggiungere i 100 g di burro a pezzi, diciamo morbido, quindi a temperatura ambiente, che con questo caldo si ammorbidisce subito. Quindi, dopo aver aggiunto il burro, aggiungiamo 120 g di farina, 100 g di zucchero, poi 2 uova e 10 g di cacao amaro in polvere e 100 g di latte. Poi io vado a mettere adesso il coperchio. E con il bimbi andiamo a frullare tutto per 20 secondi a velocità 5, voi fate con le vostre classiche fuste elettriche. Poi aggiungiamo la mezza bustina di lievito per dolci e rifrulliamo il tutto per 20 secondi a velocità 5. Questo è il composto che abbiamo ottenuto, questa è la consistenza. Prepariamo il nostro stampo da muffin e mettiamo le nostre diciamo pirottini, riempiamoli fino diciamo a 3/4 e poi siamo pronti per il forno. Ecco qua, adesso siamo pronti, ne vengono praticamente 3 6 9 10, forse l'ho riempiti ma vabbè, no, dovrebbe andare bene. Comunque andiamo in forno preriscaldato 180 gradi per circa 20 minuti, poi facciamo la prova dello stuzzicadente. Ci vediamo a muffin sfornati. Ecco qua, i nostri muffin all'amaretto sono pronti. Allora, essendoci comunque sia il cioccolato, vi assicuro che il sapore dell'amaretto rimane molto delicato. Per cui, anche se non siete amanti, secondo me questi muffin vi piaceranno, perché appunto li dà quel sapore, diciamo, un pochino diverso dal classico muffin al cioccolato, però non è neanche così forte il sapore dell'amaretto. Sono molto soffici, ora io non ve lo faccio vedere aperto perché l'ho appena sfornati, sono proprio bollenti. E niente, spero che questa ricettina vi sia piaciuta, io vi mando un bacione e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!